Cordiale buonasera da Daniele Porcelli dal palazzetto di Fondi, finale per il titolo provinciale tra le due vincenti del campionato di Serie D, raggruppamento a calcio Sezze e il Minturno, relativa al raggruppamento del Sud Pontino, squadre schierate al centro del campo, le formazioni, vediamo se i quintetti corrispondono comunque a quelli dati in anteprima dai due tecnici con il ruolo di pivot. Marco Foggia parte in questi istanti, si comincia a giocare, Simonelli ha dato il fischio di inizio, libero ancora, anche se ci sono stati gli sbagli, subito Capitan Parisella che ha ritrovato la possibilità con il calcio Sezze, il primo tiro proprio, la prima avvisaglia. Si tratta di Savastano e Serrazzi, parte il tiro e c'è invece la sorpresa, sembrava per Savastano, pallone lungo, lo smistamento e ci prova adesso a girare Serrazzi. Lo fa in maniera molto molto composta, adesso è Parisella che ci prova in mezzo, pallone che c'è del pallone, adesso trova Foggia che trova lo spazio, fa uscire dai pali Cardillo, il primo tentativo, il tiro e stavolta c'è il fallo di mano di Capuano, c'è il fallo di mano, sicuramente arriverà soltanto il cartellino giallo, fortunatamente per lui, possibile un eventuale, parte il fischio, parte anche Foggia contro Cardillo e il tiro, c'è il gol. Gol di Foggia al settimo su calcio di rigore. Marco Foggia quindi è andato a sbloccare il risultato. Marco Foggia che tra l'altro quest'anno, e questo è il terzo calcio di rigore, subito la replica del Minturno che ci prova e c'è il gol, il pasticcio della difesa e subito Savastano va a riequilibrare le sorti dell'incontro in favore del Sezze con Marconi verso Esposito, verso Di Giorgio, scusate, finisce a terra e c'è il fallo, ancora un cartellino giallo Foggia, piccolo furetto che trova adesso Di Giorgio che si gira, avversario Marconi disturbato dal giocatore del Minturno che ripartono in avanti con Savastano, 3 contro 1, adesso i giocatori del Minturno e c'è il gol, il vantaggio di Savastano, il vantaggio di Savastano esattamente 9 minuti più tardi, il Minturno ancora con Savastano e c'è il 2 a 1. C'è il raddoppio dopo il pareggio, ancora Marconi che ci prova la diagonale sotto misura, ma non trova Di Stasio che va a riconquistare il pallone, lo mette in mezzo, Saccucci svanaccia, scarica per Cavallin, ancora Parisella, il tiro e c'è il gol, bellissima azione il pareggio di Parisella. Bellissimo, non se ne sono avvisti, molto più veloce Gianmarco Parisella, ha messo la rete in, che scarica per Galateo, chiamato in causa, ancora Caiola è più veloce di lui il pallone, arriva il duplice fischio, si va sugli spogliatoi sul risultato di 2 a 2. Si riprende a giocare, 30 minuti ancora a disposizione per le due formazioni. Calcio Sezze per quanto riguarda gli aggiornamenti, subito Cavallin per il calcio Sezze e Di Giorgio, un minuto neanche, 25 secondi per l'esattezza e Di Giorgio porta il calcio Sezze in vantaggio, 3 a 2, cambia subito il risultato, neanche il tempo di ragionare del Minturno, tutti i giocatori del Minturno, più attenzione da parte del direttore di gara, adesso altro cartellino e Serrazzi doveva stare attento, non lo ha fatto e secondo cartellino giallo questa volta per gioco non corretto. Ancora i giocatori sedini in possesso del pallone, la risposta di Cardillo al tiro di Giorgio, finisce a terra, adesso a terra e Di Giorgio protesta, ostruzione, fallo di ostruzione, un servizio migliore sul, con il pallone, Savastano ci prova, tiro forte sul pallone,
sentito un dolore forte, continua a strillare il giocatore. Esposito, perde il pallone, lo riconquista il Zezze, brutto fallo da parte di Capuano. Adesso vanno i giocatori di Stasio e c'è l'ammonizione anche per Di Stasio, che ha avuto una reazione piuttosto rabbiosa tirando il pallone. Liguori adesso va a fare un troppo preziosismo con la sfera e Di Giorgio il tiro, il diagonale. Un po' dislocati tra di loro, parte anche Marconi che scarica per Parisella che trova Capuano. Stravato, finisce a terra. E c'è il tiro libero. Non capiscono perché i giocatori del Minturno debbano andare al tiro quelli del calcio Sezze. Forse c'è stato uno sbaglio, ma il direttore di gara non resta impassibile. Seconda espulsione, Capuano. Espulsione diretta per Capuano. Ammonito prima Stravato. E tra l'altro termina qui l'incontro, perché Simonelli di Roma 2 fischia per tre volte. No, posso garantire verso